Buongiorno a tutti e buon anno! Questo è il primo video del 2019. Allora, più cose da dire. Mi piace messa qua come luce? Forse sì. Voglio ascoltare la mia migliore amica che mi ha detto: Chiara, se tu ti metti la riga da una parte, tra l'altro non è proprio centralissima, vabbè, poi la sistemerò, stai meglio. Io non mi ci vedo più di tanto. Ditemi voi. Come la vedete, per me è il 31 dicembre e se mi seguite su Instagram vedrete che già sto preparando quello che voglio portare stasera dai miei suoceri. Sono le 8:30 del mattino. Tolgo la suoneria del cellulare, se no iniziamo proprio malissimo. E mi sono già truccata e ho messo il fondotinta, il Double Wear di Estée Lauder, così so che è una cemento a presa rapida e dovrebbe mantenere sempre, magari mi do qualche ritocchino. La Shade Light di Kat Von D, però ho gli occhi gonfi, purtroppo è così. Non ho fatto un video sui miei preferiti del 2018 perché non mi sono ancora organizzata e non so neanche se lo farò, perché comunque non ho provato moltissime cose. Quindi devo vedere. E questo è il video dei prodotti finiti, casa e cibo dell'ultimo periodo. E devo comunque farlo perché ho un sacchetto pieno. Allora, vediamo come organizzarci, va? Allora, mandorle sgusciate dell'Esselunga. Io mangio tantissimo frutta secca, sia frutta secca che burri, e queste dell'Esselunga le prendo, sono buonissime. Non sono le più convenienti che riesco a trovare, perché le più convenienti le sto trovando ad esempio sul sito di MyProtein. Infatti, se avete visto vari miei video haul, lì convengono. Però MyProtein mi sta un po' stancando per il tempo che impiega tra l'ordine e l'arrivo del pacco, e poi perché guardando intorno vedo che comunque ci sono anche altri siti molto convenienti. Se voi non ne conoscete qualcuno, insomma, ditemi. Poi cioccolato perugina extra fondente 95% di cacao, allora molto buono, ma il mio preferitissimo è quello della Lindt. Questo mi dà dell'acido, non so spiegare, però non mi riempie la bocca, il palato, il sapore come quello della Lindt, però comunque ottimo, l'avevo preso perché era in offerta. Poi queste le prendo sempre quando vado al Natura Sì, le castagne pelate morbide, che costano tantissimo se si guarda il prezzo al chilo. Comunque sono un e, perché se sono un etto io le pago sulle 2 euro, insomma, vabbè. Però sono buonissime perché sono molto molto tenere e le apro, le finisco uno spuntino via. Poi io adoro le castagne. Allora, parliamo di integrazione. Queste sono le whey protein, queste sono al gusto vaniglia dell'Aptonia, che ho preso al Decathlon. Praticamente me le ha regalate la mia migliore amica, che mi aveva fatto un buono Decathlon. Allora, come sapore a me non è che hanno soddisfatto più di tanto, perché è troppo dolce e a me non piace il sapore troppo dolce, però costano poco, non sono le isolate, quindi su 100 grammi abbiamo il 69 di proteine. Poi il 20 di carboidrati, vabbè, poi tutto il resto tra 2 di grassi, 0,5 di sale, 0,7 di fibre, insomma non sono il top del top, però buone, le finisco. Ovviamente l'integrazione, a me chi fa polemica su questo, diciamo, non lo capisco, perché allora è ovvio che tu dici 70 grammi di proteine su 100 grammi, mi mangio qualche altra cosa, lo yogurt greco, ma infatti liberissimo. Se però io, Lucia si sta svegliando, meno male che c'è Gabri. Sentite? Vediamo.
Cioè, è la prima volta da quando è nata che si è addormentata ieri alle 11, adesso sono 20 minuti alle 9 e non si è mai svegliata. Però ieri è stata stanchissima perché non aveva mai dormito. Comunque, è ovvio che è meglio se mangi yogurt greco, una fettina di pollo, ma se io sto al lavoro e sto seguendo una dieta e so che devo assumere tot grammi di proteine, carboidrati, cose varie, mi faccio uno shaker proteico e per me è più facile, però so che sarebbe meglio altro, ma in fondo non è neanche male questo. Poi, sempre cibo, cosa abbiamo? Il mio preferitissimo, il 99% cacao della Lindt, lo ama anche Lucia, io ve lo dico, io gli do le pezzette di cioccolato, lei ha un anno, il 99% piace, ma io sto vedendo che nonostante fisicamente sia più simile al padre, ma il dentro è molto più simile a me, nei gusti del cibo, nel carattere, vabbè. Poi altra frutta secca, sembra che io mangi solo frutta secca e cioccolato. Ho finito soltanto un chilo di burro di mandorle preso dalla My Protein, buonissimo, anche se non è il mio preferito, cioè preferisco il burro d'arachidi. Adesso sto utilizzando il burro alle tre noci, non ricordo quali siano queste tre, però un mix, e preferisco quello cremoso a quello crunchy. Buono, conveniente, ci piace, ci piace. Allora, ragazze, mi dispiace, altro cioccolato, altra frutta secca, anche buonissimo, 85% di cacao della Lindt, questo piace anche a Gabriele, fondente nero, ottimo. Poi questo ha fatto innamorare Gabriele della perugina, che avevo preso insieme a quello nero perché mi sembra con l'S lunga c'era l'offerta per avere la spedizione gratis, una cosa del genere. Allora, questo qua, fondente alle nocciole, Gabriele si è letteralmente innamorato, fondente tableau con nocciole intere. Buonissimo in effetti, è però troppo dolce per me. Cioè, mangiavo uguale, però a scelta. Questa è sempre dell'S lunga, però non a marchio S lunga, normale, ma S lunga bio, mandorle. Buone, ma io preferisco quelle non pelate, ma quelle sgusciate, cioè preferisco che rimanga la pellicina intorno. Allora, credo di aver finito, no. Mandorle sgusciate, queste le preferisco. Vabbè, va. Poi passiamo alla casa. Vileda Glizzy Crystal, queste sono le classiche spugnette metà più ruvide e metà morbide. Queste le ho pagate 1,50 euro. Buone, devo dire. Che si vede a lungo termine la bontà, diciamo, di questi prodotti per la casa Vileda rispetto agli altri, perché la spugnetta in sé resta più compatta più a lungo, quindi buono. Allora, il mio top, ora in uso il terzo, no, il terzo sarà il quinto da quando è uscito, il quinto da quando è uscito, perché ne avevo già utilizzati due, poi ero andata al risparmio casa e ne ho presi quattro. No, ragazze, non ce n'è. Come profuma e ammorbisce questo, non ce n'è. Allora, fabuloso concentrato al profumo con oli essenziali, cocco e fiori bianchi. No, io lo adoro e adesso speriamo che non lo tolgano dal commercio, perché quando duro qualcosa poi finisce. Allora, qua dice irresistibile morbidezza, freschezza intensa a lungo, fragranze raffinate, oli essenziali. Ottimo.
mio ammorbidente preferito in assoluto. Poi qua che abbiamo? Qua abbiamo dei pannolini che andrebbero in un altro video, ma vabbè, li mettiamo qua. Questi sono i pannolini che utilizzano il nido di Lucia e sono i Carezza Jolly. Non lo so, io non l'ho mai visti in giro. Magari li danno soltanto alle scuole? Boh. E allora, devo dire che trattengono abbastanza, però sono molto molto spessi, quindi io se le trovo non le compro. Comunque, via. Poi, guanti monouso sistema casa, queste le ho prese all'Eurospin. Tengo sempre io dei guanti monouso a casa perché io, anche se prendo la S dei guanti in lattice, mi sta comunque grande. Invece queste aderiscono perfettamente, quindi a volte faccio le pulizie con queste. Questi monouso dell'Eurospin costano pochissimo e non si rompono, quindi buoni. Ultimi, no, vediamo un po' che c'è. Ah, ecco. Allora, ultimi 4 prodotti. Abbiamo, questo è il simbolino. Allora, chi li conosce, questi qua sono i sacchetti IKEA. E niente, per me hanno salvato il mondo e chi li ha prodotti dovrebbe avere comunque una menzione d'onore, sia svedese ma a livello nazionale. Sono i prodotti, i sacchetti richiudibili dell'IKEA, che ci sono varie misure. Io le compro e li ricompro da quando frequento IKEA, cioè da quando abito qui, perché prima non ci andavo mai. Diciamo dal 2014 li compro e li ricompro. Li utilizzo sia per gli alimenti, ma le ho utilizzate anche, se avete visto la valigia per il parto, ad esempio per mettere i vestitini di Lucia. E anche il primo armadio di Lucia l'ho fatto tutto diviso in sacchetti. Insomma, li congelo, porto in giro, c'è sempre un sacchetto. Buonissimi. Poi, Nelson rimuove grasso più incrostazione, sporco bruciato, doppio potere al limone. Allora, io tengo sempre, anche pur avendo la lavastoviglie, ovviamente, un detersivo piatti, perché a volte alcune cose le lavo a mano e poi comunque una passata per le cose troppo sporche gliela do. Allora, è vero che è concentrato, ne basta pochissimo, però sinceramente non trovo la giustificazione al tanto prezzo, tanto costo rispetto ad altri, quindi non me ne sono innamorata e non credo lo ricomprerò. Poi, tovaglioli S lunga monovelo, pura cellulosa vergine. Allora, le voglio parlare di questo qua dell'S lunga perché monovelo, ma resistentissimi, cioè sembra stoffa. Ottimi, ottimi, ottimi. Ultimo, sempre perché sento Lucia e questo è in argomento, ta-da, la mucchina spray. Mi piace tantissimo perché non fa schiuma, si sciacqua, è disinfettante e io ogni superficie che lei tocca, passo dietro, anche per fare i mobili, che magari va lavato con un'altra cosa. Prima passo la mucchina e poi passo il resto, perché tocca tutto, adesso cammina, quindi ottimo. E soprattutto questo ce l'ho in cucina per il seggiolone, perché io le do da mangiare, le faccio mangiare da sola, a volte non glielo metto nel piatto, glielo metto direttamente nel vassoietto removibile del seggiolone. Le mangia e quindi poi pulisco con questo. Basta ragazzi, questo video finisce qui, quindi il primo video del 2019, ancora auguri che sia un anno pieno di felicità, positività, sogni realizzati. Poi farò anche un video sui propositi, quindi iscrivetevi al canale, vi saluta Lucia, cliccate sulla campanellina e noi ci vediamo presto.